IPS SRL, azienda leader in Campania, opera nel settore del recupero dei rifiuti inerti, specializzata nel trattamento e nel recupero di terre e rocce, fresatura d'asfalto, rifiuti urbani, fanghi e trattamento meccanico. Dispone di competenze e professionalità in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Qualità dei servizi offerti, consulenza ambientale specifica, ne fanno un'azienda completa e dinamica. IPS SRL, via Tagliata 1, San Martino Valle Caudina, Avellino. Dottor Palamara, ancora un libro, ancora retroscena inquietanti. Cosa dobbiamo ancora aspettarci? Speriamo che più che inquietanti possano essere invece il presupposto per una base di discussione serena e pacifica su un tema che interessa ai cittadini italiani, che è quello di avere una giustizia giusta per tutti. Il mio non è stato e non sarà mai un discorso contro la magistratura, ma sarà un discorso per la magistratura, per cui tanti magistrati che non hanno fatto parte di questo meccanismo e come tanti cittadini vogliono che in qualche modo da esperienze negative si possa poi arrivare ad esperienze positive. Si parla da tanto tempo di separazione delle carriere, perché è così difficile? È difficile perché in Italia c'è una tendenza, soprattutto nell'ambito della magistratura e di una parte politica, e ad evitare di affrontare temi di discussione. Il Paese vuole un giudice terzo, indipendente, questo è il vero tema e su questo io penso che invece bisogna svolgere una riflessione importante. Il governo parla di ridurre le intercettazioni, è d'accordo? E le intercettazioni sono indispensabili per sconfiggere la criminalità organizzata e in generale il crimine. Io penso che il ministro Nordio abbia posto un problema serio. L'utilizzo non processuale delle intercettazioni, questo è il grande tema e questo va affrontato sicuramente.